Guys, ciao, bentornati su Planet Naples, Florida USA. Qui siamo sulla Quinta Avenue di Naples, Florida. Adesso vi dirò per quanto riguarda l'inizio della Quinta Avenue, dove si sta svolgendo il Naples Art Festival. La maschera, la mascherina è richiesta per quanto riguarda l'organizzazione. Hanno disposto dei hand sanitizer, della mucchina praticamente, per potersi disinfettare. Questo si svolge oggi, che è domenica 21 marzo, praticamente primavera. Gente è venuta giù a frotte in città. È una bella giornata di sole, con una leggera brezza, il che rende la giornata perfetta. Sono le 4 perché qui una settimana fa è cambiata l'ora legale, quindi adesso la differenza tra Florida e Italia è di 5 ore. Non hanno fatto in tempo ancora a sistemare gli orologi. Come potete ben vedere, gente, ce n'è dappertutto. Molti casual, perché alla fine è domenica, ma per gli americani qui la domenica non è una domenica di festa come la intendiamo noi, che magari ci si agghina. La domenica qua è totalmente relax dopo il venerdì e il sabato, che hanno fatto baldore, hanno usufruito degli happy hour e si sono divertiti. La domenica di relax, quindi l'abbigliamento è totalmente casual. Noi stiamo a distanza sociale più che ragionevole. Il video viene fatto solamente per mostrarvi come si svolge la vita a Naples, Florida, quando tutto il resto del mondo è praticamente in lockdown. Qui addirittura stanno chiedendo aiuto, nel senso che hanno bisogno di manodopera. È un negozio praticamente di souvenir sulla Quinta Avenue. La maschera qui è mandatoria, è richiesta. Da quello che vedo direi che siamo un 50-50 per quanto riguarda la maschera, uno sì, uno no, praticamente. Beh, la notizia qui in Florida è per l'appunto il Naples Art Festival durante il Covid. La notizia in Italia è sicuramente la sconfitta della Juventus in casa da parte del Benevento. Praticamente la Juventus ha visto le streghe. Seguendo, e per chi conosce la leggenda della strega di Benevento, questa è Virginia, i ristoranti sono pieni, questa è Virginia con bandiera italiana, tenete conto che qua sono le 4, qua i ristoranti sono sempre pieni e aperti, dalle 11 quando si apre per il pranzo e il lunch, fino alle 10 di sera. Noi naturalmente andiamo ad oltranza, si va anche alle 10 e mezza, la chiusura della cucina, ma quello è un altro discorso. Quando c'è gente non puoi mandarli via, se non riesci ad accomodarli subito ci metterai un attimino di più. Questa è la prima parte del Naples Art Festival. C'è un casino di gente. Quello che manca qui sicuramente alla Florida dell'America sono le nostre piazze, le nostre strade, i nostri palazzi, le nostre città, piene di storia, piena di cultura, piena di leggende, miti da raccontare. Qua ci si accontenta, se non altro, di vivere all'aperto. Ragazze, è una bellissima giornata. Italiani, svegliatevi, è primavera, diceva una canzone. Non rimanete in casa a guardare le partite o Netflix. Uscite, godetevi la vita. Questo è il mio pensiero e il mio suggerimento, nient'altro. Ciao ciao, ci sentiamo dopo, ci vediamo dopo, ragazzi.